Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi facciamo un piatto con i pomodori. Sappiamo benissimo che i pomodori cotti si fanno in mille maniere, ripieni con il riso, con altre cose. Noi li vogliamo fare a crudo, freschi, estivi. Andiamo a vedere gli ingredienti. Gli ingredienti per 3 pomodori medi, che possono bastare per 2 persone comode, sono 3 bei pomodori ovolini, un cucchiaio abbondante di maionese, 50 g di riso lessato, una fetta di prosciutto cotto, 2 fette di formaggio Emmental, 3-4 foglie di insalata bella croccante e 3 foglioline di sedano bianco tenero. Procediamo. Per prima cosa taglio i pomodori, li taglio centrale nel senso della lunghezza, perché io ho questo formato di pomodoro. Avessi un pomodoro rotondo, potrei tagliarlo nell'altro modo. Tolgo l'interno, lo devo scavare e conservo la parte interna del pomodoro che la utilizzo insieme al ripieno. Faccio così con tutte le parti del pomodoro, tolgo la parte dura e la scarto, prendo la parte interna e la metto da parte. Ecco qua. Questa operazione la ripeto con tutti e 3 i pomodori. Facciamo 3 pomodorini perché coincidono con il quantitativo di ripieno, grosso modo. Poi per una famiglia ognuno decide come crede. Se lo fai come piatto unico, chiaramente ne servono di più. Se si utilizza come contorno, se ne possono usare di meno. A questo punto metto sale e pepe sopra i pomodori. Questo operazione la posso fare anche mezz'ora, un'ora prima e poi i pomodori li capovolgo che loro si devono scolare. Il sale agisce, toglie l'acqua dalla verdura e fa sì che esca, così rimane più asciutto. E io procedo a preparare il ripieno. Cominciamo a tagliare i nostri ingredienti. Metto sul tagliere, comincio dai pomodori. Non devo fare una poltiglia, devo fare dei pezzettini. Questo tipo di pomodoro non ha granché di semini, quindi sono tranquilla. Ne avesse di più, li toglierei. Faccio questa operazione e vado avanti con le altre verdure. Taglio il sedano. A me il sedano piace. Però non lo metto perché piace a me, lo metto perché quando io ho imparato questa ricetta, non me la sono inventata io, l'ho imparata in questo modo, quindi mi sembra giusto farla come me l'hanno insegnata all'origine. Poi se qualcuno preferisce mettere altro, tranquillo. Mettiamo la nostra insalatina. Adesso nell'orto di Vittorio c'è questa qua che è bella croccante, ci sta bene. La taglio a striscioline. Ecco qua. Un taglio in quest'altra direzione, altrimenti è troppo lunga, e dentro 50 g di riso. Se vi rimane anche del riso con lo zafferano, del risotto, si può anche usare. Giallo ci starebbe pure bene. Però l'originale è questo. Piego la mia fetta di prosciutto cotto. Devono essere piccole striscioline, non troppo lunghe, però neanche, no, a cubettini, a striscioline.
per ultimo il formaggio Emmental. Oggi niente forno, stiamo freschi. Ok. Adesso lo mischio un poco, prima di aggiungere un po' di maionese, lo mischio un po' col cucchiaio, così si staccano un po' gli ingredienti e si mischiano meglio. Mi piacciono anche i colori, però io sono di parte. A me questa ricetta è sempre piaciuta tanto. In modo particolare d'estate, quando fa caldo. Eccoci qua. Un cucchiaio di maionese, non tantissimo, basta un po' per legare gli ingredienti. Niente sale e pepe, niente sale, è già è delicata, però non è insipida perché abbiamo salato il pomodoro e siamo già a posto così. Adesso andiamo a riempire i pomodori, li asciughiamo un po' se ce n'è bisogno. Ok. Asciugo i pomodori. Non hanno fatto molta acqua, sono stati anche abbastanza poco, e li riempio. Evito di pressare il ripieno, lo voglio tenere un poco spettinato, così ha un suo effetto particolare. Ecco qua. Ecco qua, un'indicazione in più, come vedete il ripieno è abbastanza abbondante, poteva essere sufficiente, è sufficiente sicuramente per 4 pomodori anziché 3, noi ne abbiamo fatti 3. I nostri pomodori sono pronti, non sono cotti, sono belli freschi, possono essere un'alternativa a tanti altri modi di cuocere i pomodori. E possono andare bene anche per i vegetariani, basta non mettere il prosciutto cotto, sono un'alternativa a un altro piatto molto estivo. Ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!